Ciao ragazzi, bentornati su Privacy by Next Hardware. Oggi sono qui alla sala LAN di Draco, anzi approfitto subito per salutare Alex e andrò con Alex, anzi per la verità farai quasi buona parte delle cose tu, un PC ma non un comune PC, in quanto andremo sarà un custom loop. Quindi andremo ad assemblare un sistema con impianto a liquido custom, e vogliamo farlo peraltro un po' in modi tutorial. È chiaro che non sarà approfondito come un vero e proprio tutorial, ma vogliamo darvi un'infarinatura generale su come realizzare un sistema, una visione d'insieme di quello che può essere un custom loop con componenti custom, per l'appunto. E appunto, vogliamo dire, Alex, prima di tutto che componenti andremo ad utilizzare? Abbiamo un bel po' di roba qui sul tavolo. Certo, allora cominciamo dalle cose fondamentali. La macchina è già in parte assemblata per motivi di tempo e comodità nostra. Ci sono i radiatori più che altro. Certo, ovviamente l'hardware di base è installato, ma tutto il resto lo faremo step by step. Allora, cominciamo. La scheda madre è top di gamma di Asus, infatti è la Maximus 11 Extreme, col processore 9900KF, che è il nuovo processore Intel, con la scheda video disabilitata, non presente. In questo modo il processore dovrebbe essere più overclockabile e un pochino più fresco rispetto alla controparte, in teoria, adesso lo vedremo, rispetto alla controparte 9900K. La scheda madre è top di gamma, permette di fare overclock estremi, ovviamente se si riescono a raggiungere temperature di un certo tipo, ed è estremamente flessibile, ha un sacco di slot disponibili, è il meglio che potete acquistare in questo momento. Molto bellino anche il display OLED con indicatore di temperatura, eccetera eccetera, programmabile. La parte video invece è una RTX 2080 Ti, sempre di Asus. In questo caso abbiamo scelto la versione dual perché è una reference design. Perché quando si fa un impianto a liquido e si vuole raffreddare anche la scheda video, bisogna assolutamente tenere conto delle compatibilità tra i water block e le schede video. In questo caso abbiamo usato un water block reference design e serve una scheda video reference design. Questa è già una prima informazione importante, perché sennò uno poi si ritrova a comprare un componente che non è compatibile con la propria scheda video. Esatto, e alcune schede video non sono compatibili con nessun tipo di water block, quindi se uno ha intenzione di passare prima o poi al liquido, attenzione già in fase di acquisto. Ah, piccola parentesi, se sentite un po' di rumore sottofondo è perché siamo effettivamente all'interno di una sala LAN dove ci sono dei ragazzi che giocano. Ma il protagonista un po' di questo PC sono soprattutto i componenti della nuova serie di Corsair Hydro X. Qualcuno di voi sicuramente avrà visto dei contenuti girati direttamente dal Computex, sono stati presentati appunto la scorsa settimana. Rapidamente, tanto adesso ci torniamo passo passo, abbiamo i radiatori. Poi il water block, in questo caso della GPU, della scheda video, e dovremmo avere anche da qualche parte il water block, eccolo qui, del processore. Questa invece è il blocco pompa britannica, esatto, più serbatoio. Abbiamo i vari raccordi, tutti i vari connettori, i vari tipi, i vari angoli, eccetera eccetera. Okay, dopo li vediamo nel dettaglio. Qualcuno lo chiamerà fittings, ma poco importa. Siamo in Italia, connettori. E poi abbiamo la Razer Card. La Razer Card di Corsair, che non fa parte della serie Hydro X, ma in questo caso, in questa build, era necessaria. Esatto. Dopo vedrete perché. Esatto. Poi, importante, tutto questo perché funziona in maniera ottimale, Corsair consiglia l'utilizzo con il Commander Pro, che non è altro che un hub che permette di gestire in un'unica unità sia l'illuminazione delle varie componenti, sia il monitoraggio delle temperature, che la velocità di rotazione delle varie ventole e della pompa. Questo è importante perché è un componente sostanzialmente essenziale per poter controllare tutto da una sola interfaccia, che in questo caso è IQ di Corsair. Allora, Alex, qual è la prima cosa da fare in questi casi? Quindi da dove si parte? Allora, si parte dall'idea di quello che si vuole realizzare. Normalmente bisogna prendere in considerazione lo spazio che si ha a disposizione, che dipende dal tipo di case, la compatibilità con i vari tipi di radiatore, eccetera eccetera. In base a questo si pensa come realizzare l'impianto, cominciando dallo spessore dei radiatori, la dimensione dei radiatori, il numero di ventole, come predisporre i componenti, eccetera eccetera. A questo proposito il sito Corsair integra un configuratore per i prodotti Hydro X che può aiutarvi ad avere un'idea molto rapida delle componenti che potete installare all'interno del vostro case. Peraltro anche il case è stato rilasciato da poco. Esatto, da poco. Questo è il 680X della serie Crystal, ovviamente sempre Corsair. Ci sono già installati due radiatori, come forse abbiamo detto già in fase di introduzione, uno frontalmente e l'altro superiore in top. Allora, in questo caso abbiamo deciso di installare un radiatore frontale con tre ventole LL120, quindi un radiatore da 360 mm, e un radiatore superiore da 280 con due LL da 140. In questo caso è buono pensare al sistema in modo che si crei un flusso di aria.
In questo caso che cosa abbiamo fatto? Le ventole frontali aspirano dall'esterno e soffiano aria verso l'interno, mentre le ventole superiori estraggono verso l'alto. In questo modo intanto usiamo il moto convettivo naturale dell'aria, quindi l'aria calda va verso l'alto, e creiamo, una volta che la partita è chiusa, si crea un flusso, un corridoio di aria, e questo serve in qualsiasi case, in qualsiasi caso, per massimizzare la resa delle componenti. Se avessimo messo le ventole al contrario, piuttosto che in una posizione scomoda, oppure tutte in aspirazione o tutte in espulsione, questo corridoio non si sarebbe creato. Certo. Se non si crea, perdi tantissima della potenza dissipante delle componenti che si vanno a utilizzare. HydroX ha due serie di radiatori, spesse 30 e 54 mm. Come potete immaginare, più è spesso, meglio funziona, perché la superficie che è a contatto con l'aria, quindi che permette di dissipare calore, è maggiore. Il problema è che quando un radiatore è molto spesso, intanto bisogna avere un case che permetta... più spazio. Esatto, questo è proprio di base, quindi bisogna avere un case che permetta di alloggiarlo. E in più servono delle ventole che abbiano una certa pressione statica, altrimenti l'aria, invece di uscire al radiatore, rimane tra virgolette incastrata e si ha l'effetto contrario. Un radiatore da 54 mm e delle ventole LL di Corsair sarebbe l'abbinamento perfetto. In questo caso invece abbiamo installato un 280, un 360 da 30 mm. Questo con mano invece è il water block del processore, quindi è l'elemento che poi effettivamente va a estrapolare, cioè a estrarre il calore. Cambia il calore tra la CPU, esatto, e il liquido. Della serie HydroX abbiamo due water block, uno è per la serie AM4 e Intel 115X, e un altro invece per la serie 2066 oppure TR4. La tecnologia utilizzata per questi water block è nuova, la sta usando Corsair per la prima volta, la tecnologia SKIVD. Come funziona? Cosa significa? Questo qui non è altro che un blocco di rame scavato dove c'è una parte di micro lamelle che si occupano di scambiare il calore, si occupano di estrapolare il calore dal processore e di trasmetterlo al liquido. Più sono le lamelle, quindi più la superficie dissipante, maggiore è l'efficacia con cui il calore viene scambiato. In questo caso ci sono 70 lamelle, che sono molte più di quelle che si trovano normalmente in un water block, e quindi funziona teoricamente molto meglio. Poi lo andremo a provare. Qui poi si vede chiaramente un cavo che serve invece per il nostro tanto amato RGB, quindi anche questo componente è compatibile con l'ecosistema Corsair IQ. Potremo sincronizzare l'illuminazione con gli altri componenti e gestirla anche insomma singolarmente. Assolutamente, USB o RGB digitale, quindi digitale, addressable RGB, ci mancherebbe. Più 4 fps. Blocco, pompa, serbatoio. Iniziamo col dire che non sempre costituiscono un blocco, ma a volte possono essere separati. È corretto, a volte sono separati, a volte sono insieme. Nel caso in cui sono in uno stesso prodotto è più comodo, certo, perché è più facile da riempire, più facile da raboccare, è più facile da installare, occupa meno spazio, un solo componente. Però ci sono vari produttori, a volte abbiamo la pompa e la tanica, che sono due elementi completamente separati. Così come ci possono essere impianti con due taniche, due pompe, eccetera, eccetera. Ok, questa comunque è la XD5 RGB, sempre ovviamente di Corsair, HydroX. La XD5 è una pompa estremamente completa dal punto di vista degli accessori. Abbiamo sia le staffe per installazione, che sono quelle che vedete qui, e sono per installazione sono slot da 140 mm o da 120 mm, che sia una ventola o che sia il radiatore, è indifferente. Allora, la pompa ha un corpo in nylon, estremamente resistente, molto, molto trasparente, molto pulita. A volte sono un po' opache quando sono fatte in plex, questa è molto bella. La parte superiore richiama il design del water block, esatto, della CPU, non so se è uguale. Faremo passare comunque dei b-roll per mostrarvi i dettagli. Ovviamente RGB, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Vabbè, questo è un dettaglio, però la pompa è una D5. C'è da dire un paio di cose sulle pompe in generale. Allora, portata e prevalenza. Cioè, le pompe vanno suddivise in base a quanta acqua riescono a muovere e quanto in alto riescono a spingere l'acqua. Questi due dati servono per capire quanto una pompa sia efficace. Perché si considerano questi due dati? Perché sia importante quanta acqua riescano a muovere, ma anche importante quanto una pompa sia forte. Perché quando si monta un impianto a liquido completo, ci sono un sacco di elementi che rallentano il flusso dell'acqua. I water block stessi, con tutte queste lamelle dove il liquido deve passare, non sembra, ma sono tante... Risultano alla fine delle resistenze. Quindi. Esatto, sono delle strozzature dove, esatto, il liquido fa fatica, tra virgolette, a passare, quindi la velocità della pompa rallenta. E serve una pompa che sia forte. Ovviamente stiamo spiegando in maniera molto, molto semplice, però il concetto di base è questo. Corsair monta una pompa D5, che è ottima da tutti e due i punti di vista. E in questo caso il corpo della pompa ha un sacco di ingressi e di uscite che possono essere utilizzati, adesso vi spieghiamo come. Allora, è fondamentale quando si progetta un impianto pensare
quali sono gli ingressi, verificare, non pensare, quali sono gli ingressi e quali sono le uscite. In questo caso l'uscita è questa, quindi dove l'acqua viene spinta, e tutti gli altri sono gli ingressi. Compreso nella pompa c'è un sensore di temperatura, opla, c'è un sensore di temperatura con passo un quarto di pollice, si installa in una delle aperture libere della pompa e collegato al Commander Pro, che dicevamo prima, quel lab che controlla tutto, serve per monitorare sia la temperatura del liquido e quindi impostare magari delle regole come lo spegnimento, la velocità delle ventole, eccetera, eccetera, in base alla temperatura rilevata. Questa è una figata perché normalmente questo tipo di pompe, questo sensore, non ce l'hanno e va acquistato a parte. E un altro componente che viene fornito sempre in bundle è questo, che è fondamentalmente uno starter ATX. Esatto, che okay. Serve per poter alimentare solo magari la pompa dell'impianto, non il resto del PC, e verificare che non ci siano perdite. Questo è una cosa che si fa, diciamo, per sicurezza. Di norma, per sicurezza. Sì. Prima di avviare l'impianto, alimentare scheda video, scheda madre, eccetera, eccetera, si alimenta soltanto la pompa e si controlla che il loop sia corretto, non ci siano perdite, eccetera, eccetera. Ho in mano invece adesso un componente abbastanza delicato quando parliamo di custom loop, perché se è facile montare il water block della CPU, quello della scheda video richiede un po' più di... diciamo accortezza, delicatezza, esatto, ci vuole un po' di pazienza e un po' di perché poi non è complicato, ma no, basta fare le cose con criterio. Allora, il water block si chiama XG7 RGB, sempre della serie Hydro X, è composto da un blocco di rame nichelato, che è quello che starà a contatto con la GPU e quindi si occuperà di trasferire la maggior parte del calore, e una parte lavorata a CNC in alluminio, che è tutta questa parte nera che vedete qui. Il water block ha una caratteristica particolare, che è la presenza dell'indicatore di flusso direttamente all'interno. Molto carina del come cosa. È anche scenico, una volta illuminato RGB fa la sua parte. È dai. Molto bello. È importante perché ti dà a colpo d'occhio l'idea del funzionamento o meno dell'impianto, perché la rotellina gira. Sì. E l'idea del flusso proprio. Esatto, del flusso del liquido, in caso di problemi o quant'altro, se lo vedi a occhio nudo. Il water block è molto bello, molto elegante, e noi nel caso lo andremo a installare in verticale, quindi sarà proprio a vista. Motivo per cui utilizzeremo anche la Razer Card. La Razer Card di Corsair. Anche per l'XG7 è stata utilizzata la tecnologia SCIVD, che abbiamo già visto con il water block della CPU, che significa una diversa lavorazione del rame per ottenere un numero di lamelle maggiore. Come abbiamo detto prima, un numero maggiore di lamelle serve per avere una superficie di scambio del calore maggiore e quindi un'efficacia maggiore del componente in questione. Come potete vedere, i pad termici per raffreddare MOSFET e memoria sono già preapplicati, che è molto comodo, sì, in questo caso. E poi non è sempre così, spieghiamola questa cosa. No, assolutamente non è mai così. Questa è la prima volta che un prodotto arriva in questa maniera, perché di solito sono presenti nella confezione ma sono da ritagliare e da mettere a mano. Non è una cosa complicata, ma è una cosa noiosa. In questo caso è pronto. In come più, solitamente anche, scusa se ti ho interrotto, il backplate non viene venduto in bundle, esatto, con il water block. Esatto, è infatti vero. Qua sotto abbiamo un bel backplate. È il componente che va fondamentalmente a coprire, diciamo in top, in questo caso sul retro, essendo la scheda in verticale. Allora, in questo caso è, tra virgolette, inutile, perché essendo dietro non si vede. Non si vede, perché è una parte, però sappiamo che c'è. Certo, e poi è una parte prettamente estetica. Se nel vostro case lo installate, ad esempio, invece che in verticale, in orizzontale, come nella maggior parte dei case, il backplate è fondamentale, perché altrimenti avreste, si vedrebbe tutta la circuiteria della scheda video, sì, che è brutta, è palesemente, sì, sì, brutta. Scheda nuda, pronta per il water block. Avete visto che quando abbiamo staccato il dissipatore bisogna fare un minimo di attenzione, stare attenti ai connettori delle ventole. Adesso l'unica fase che rimane da fare è pulire la pasta termica. Bisogna fare attenzione a pulirla bene con un fazzoletto, un cotton fioc, e non lasciare residui. Come dicevamo, i pad sono già applicati, la pasta termica è già applicata. Dopo aver pulito la scheda video basta applicare in questa maniera e far combaciare i buchi sulla parte posteriore. Tutte le componenti sono al loro posto: scheda video, processore, pompa, radiatori, tutti con i connettori già preinstallati.
perché sono già preinstallati? Perché io ovviamente in mente ho già come fare il loop. A proposito del loop, ci sono alcune cose che vanno tenute in considerazione. Allora, il waterbrook della CPU ha un ingresso e una uscita che non si devono invertire, perché il waterbrook è studiato perché il liquido entri da questa parte, venga accelerato grazie a delle strozzature, finisca nelle lamelle per poi uscire. Messo al contrario, non è che l'impianto non funziona, però perde tantissimo sia di prestazioni in termini di flusso che di prestazioni termiche, quindi in dissipazione effettiva del calore. Detto questo, direi che adesso possiamo andare a vedere i vari tipi di tubi e vedere nel dettaglio i connettori, i tipi di connettori, come sono fatti e come si utilizzano. E anche se prima non l'abbiamo detto, vorrei specificare un paio di cose importanti. L'impianto che stiamo facendo è con tubi rigidi. Tubi rigidi significa che sono tubi fatti in acrilico o in PETG, che sono due materiali diversi, e non con i tubi in silicone morbidi. Il kit Hydro X al momento prevede sia uno che l'altro, però siccome sono molto più belli per questa build abbiamo scelto i tubi in acrilico. Per utilizzare i tubi in acrilico ovviamente servono i connettori appositi. Quelli della serie Hydro X sono tutti connettori a compressione. Compressione significa, adesso lo vediamo nel dettaglio, che il connettore, eccolo qui, ha una guarnizione interna, una guarnizione esterna, e quando il tubo viene infilato nel connettore e si avvita, viene fatta una compressione sul tubo e lo tiene in sede. Il connettore con la doppia guarnizione serve per evitare di avere perdite, gocciolamenti o altro, è una misura di sicurezza in più. Ci sono alcuni connettori addirittura tripla guarnizione, ma è forse addirittura un'esagerazione. Quindi la scelta dei connettori quando si fa un impianto a liquido con tubi rigidi è fondamentale. Il connettore viene infilato, lo mettiamo nel connettore e poi in questo modo vedete quanto tiene, bisogna fare molto forte per toglierlo, ma in un impianto a liquido questo tipo di pressione ovviamente non c'è, quindi si sta tranquilli. La serie Hydro X, oltre al connettore dritto, ovviamente comprende tutta una serie di accessori che servono per facilitare la realizzazione dell'impianto. Quindi ci sono connettori a 90 gradi, connettori femmina a femmina a 45, filport, rubinetti che possono aiutare nello svuotamento dell'impianto e tutta una serie di connettori disponibili in diverse colorazioni: cromato, argento, bianco e nero opaco, a seconda di come preferite completare poi il vostro rig. Adesso direi che possiamo dare un'occhiata agli strumenti che si utilizzano normalmente per la piegatura e il taglio dei tubi in acrilico e in PETG. Allora, come ho già vi ho detto, i tipi di tubi principali disponibili sul mercato al momento sono acrilico e PETG. Ci sono due grosse differenze. Il tubo in PETG è estremamente flessibile, molto facile da tagliare e si lavora molto facilmente, addirittura ha una specie di effetto memoria, quindi quando viene piegato, se si sbaglia la piega, si può scaldarlo nuovamente, torna quasi dritto, quindi è molto molto facile sia per i principianti che per chi come noi fa tante macchine e vuole velocizzare il lavoro. L'unico difetto che ha questo tipo di tubo è che alle basse temperature tende a deformarsi, quindi se il vostro impianto ha un qualsiasi tipo di malfunzionamento oppure se la temperatura è troppo alta, c'è il rischio che ci siano delle perdite e che il tubo nel tempo comunque si deformi, soprattutto la parte dei connettori a compressione che appunto schiacciano molto forte sul tubo. Il tubo in acrilico invece, che è quello del kit Corsair, è molto brillante come colore, molto trasparente, molto bello come tubo, non soffre di nessun problema di deformazione a temperature anche abbastanza elevate, è un po' più scomodo da tagliare perché invece della pinza bisogna usare un seghetto, che è questo, per la precisione. Per la piega vera e propria dei tubi si usano queste, che sono delle guaine in silicone che vanno inserite all'interno del tubo e servono per evitare che il tubo si strozzi quando si fanno le pieghe con la pistola termica. Questo è un mandrino che si utilizza per arrotondare, per smussare la parte finale del tubo in modo che quando si infila dentro i connettori non pizzichi la guaina interna, l'o-ring interno, e lo danneggi nel tempo. Serve anche insomma un po' per facilitare l'inserimento. Questo invece è un accessorio molto banale che serve per fare le curve precise, tutte con lo stesso raggio, e qui non lo potete vedere perché è molto piccolo, ma c'è anche una scala con i gradi se uno vuole essere molto molto preciso. Questa infine è la pistola termica, non è altro che un potente phon che serve appunto per piegare i tubi, sì, come che adesso vi faccio vedere. Normalmente
le misure si prendono molto occhio all'interno del case, è difficile fare delle misure precise, quindi si va sostanzialmente per tentativi. Quando si scalda il tubo con la pistola termica bisogna cercare di non stare troppo vicini all'imboccatura del phon, altrimenti il tubo rischia di deformarsi e fare delle bolle, delle piccole smagliature molto sgradevoli. Si sta a una certa distanza, poi lo vedrete con l'esperienza a quale distanza esattamente porsi, e quando si scalda il tubo va fatto roteare lentamente in modo che si scaldi in modo uniforme e che si pieghi facilmente. Adesso proviamo. Quando il tubo è caldo abbastanza si comincia a piegare in maniera naturale da solo. Vedete che già si piega? Ecco, a questo punto al tubo si dà la forma che vogliamo, che sia 90 gradi, che sia più stretta, che sia una curva, che sia quello che ci pare, e poi va tenuto in posizione fin quando non si raffredda abbastanza e mantiene la forma, normalmente una trentina di secondi. Se poi vogliamo fare delle pieghe perfette, con questo e con la scala graduata possiamo fare l'angolo perfetto. Questo fai e ripeti fin quando non è finito tutto l'impianto. Figa, ma non ce la facciamo. No, ragazzi, non questo è il risultato finale. Quanto sono stato bravo a piegare questi tubi. Bravissimo. No, bravissimo. Questo è storto, l'hai fatto tu. No, sono uscito di scena per un po' per dare spazio ad Alex. Devo dire che è stato bravissimo. Fateci sapere, ragazzi, cosa ne pensate intanto, appunto, di questa build con customizzazione, non l'avevamo detto, metro, a parte custom loop, ma stile personizzazione metro. Peraltro gioco compatibile con IQ, esatto, che è il sistema di illuminazione Corsair, che quindi permette, quando si entra in gioco, di vedere tutta una serie di effetti di luci particolari che coinvolgono tutte le componenti del sistema, ed è molto bello da vedere, molto scenico. Sì, sì. Abbiamo fatto anche qualche test per vedere le differenze di temperature tra il sistema di d'aria convenzionale, appunto, ad aria, e dopo successivamente con il custom loop e la scheda video. Soprattutto la scheda video ha avuto un guadagno in temperature di quasi 20 gradi, anzi qualcosina di più in realtà. Sono veramente tanti, anche sono perché tantissimi, anche perché il test inizialmente l'avevamo fatto sempre nella stessa posizione, era in verticale, e in molti case, nella maggior parte, diciamo, sì, la scheda video quando è in verticale, diciamo, soffre un pochino, molto vicino al vetro, quindi non riesce a aspirare bene l'aria, insomma soffre, diciamo, soffre così, un pochino di temperature elevate. Abbiamo guadagnato qualcosa anche sul processore, qualcosina meno, anche sul processore meno, però diciamo che adesso è overclockato a 5 GHz e, se non ricordo male, sta a 30 gradi in idle, che non è male, no. E sotto sforzo sta tra i 65 e i 70 gradi massimo. Non è male, è un buon risultato. Brevissimo il video, ragazzi. Sì. Ancora non ho capito quanto verrà lungo, però insomma ve lo comunicherò prima o poi. Va bene. E niente, grazie ancora Alex. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Trovate, ciao, come detto, tutti questi componenti, vi lascerò il link in descrizione, disponibili già sul... Abbiamo detto che siamo distributori unici per l'Italia? Sì, mi sembra in fase di intro, l'abbiamo detto. Comunque, come detto, trovate tutti i link in descrizione e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.